Siamo al telefono con Luca Cattaneo, che è il coordinatore dell'unità di crisi del comune di Favria. Cattaneo, ciao, Luca, ciao. Ciao, 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 ciao a tutti, Allora, buonasera. intanto, aggiorniamo la situazione a oggi, alla giornata di lunedì. Allora, la situazione che per ora confermiamo nel nostro comune, ovvero Favria, rimane per ora immutata con due casi positivi che sono ricoverati presso le strutture del servizio sanitario. E sette famiglie, tecnicamente sono parenti dei due casi positivi che si trovano nella cosiddetta quarantena predisposta sempre dalle strutture sanitarie. Ecco, spieghiamo quando viene predisposta l'unità di crisi all'interno di un comune con la convocazione di quello che si chiama centro operativo comunale, quando c'è un caso di coronavirus. Sì, esatto. Già nei giorni scorsi le direttive dal Dipartimento di Roma avevano indicato appunto che qualora all'interno del comune venissimo informato della positività appunto di un concittadino di attivare, diciamo, la struttura comunale per coordinare al meglio la gestione e il superamento dell'emergenza. Ecco, da tanto tempo tu fai parte della protezione civile e hai fatto fronte insieme a altre persone appunto in protezione civile a tante emergenze. Certo, quella di questi giorni è un'emergenza del tutto nuova anche per te. Sì, è un'emergenza completamente diversa perché noi nel corso degli anni abbiamo aperto la nostra sede, il nostro COC per le emergenze classiche, la piccola alluvione, gli smottamenti, le frane, oppure come protezione civile abbiamo operato nei terremoti, nell'emergenza neve, ecco, nel corso degli anni che abbiamo operato. Questa è un'attività nuova, è un'attività nuova perché è da tanti anni che non abbiamo un'emergenza sanitaria nel nostro paese e l'altra problematica è che se l'alluvione, comunque la gestione la sappiamo fare, siamo abbastanza coordinati, la sappiamo fare perché abbiamo una storicizzazione degli eventi ed è tendenzialmente a livello micro locale, come nel nostro comune, si protrae magari l'apertura del COC per 4-5 giorni, qui l'attività è diversa, abbiamo aperto l'altra settimana, praticamente il 12 di marzo, e però non si sa quando chiuderemo la struttura. Quindi un impegno gravoso per quanto riguarda appunto il personale che poi alla fine deve presidiare giornalmente la struttura comunale. Tutti hanno fatto la loro parte, le associazioni di volontariato, i commercianti. Ogni categoria si sta adoperando per cercare di superare l'emergenza, scoprendo forse anche il negozio di vicinato, scoprendo quei rapporti interpersonali che forse la società moderna stava per perdere, una condizione un po' diversa, un modo contingentato nel vivere forse relazioni e stati d'animo e umore un pochettino diversi rispetto al modo frenetico che tutti noi abbiamo e viviamo tutti i giorni. Un modo diverso di vivere la vita che ci deve secondo me far riflettere tutti. Grazie Luca, buon lavoro. Grazie mille a te.